Ciao, sono Paul Agas. Vi presento il backstage, the third person. Enjoy. I decided to set third person in these cities because I wanted them to be iconically romantic. And New York, Paris, Rome. If it was going to tell a very complex love story, I wanted it at least to be beautiful. So, and then I also wanted it to set in places where these characters could never possibly meet. So they couldn't actually intertwine. And then so if something happened, and perhaps they did meet, then you'd have to ask yourself why, and what's going on. And so that's why I chose those cities. They, I mean, they're beautiful, all of them, and I love each one of those cities very much. I don't think a filmmaker should ever explain his movies. I think my job is to ask questions. I wanted to make a film that was reminiscent of the films that I loved when I was growing up. The films that redefined cinema, like by the great European filmmakers, like Antonioni, Pasolini, Buñuel, Truffaut, Godard. When I watched their films for the first time as a teenager, I was astounded. I said, you can make movies like that? That ask so many questions and don't give the answers. And today, our films tend to give all the answers. And they put them in uppercase and underline everything. And I think the audience is a lot smarter than that. I think they like to be challenged. They like to get to the end of the film and then go, I was emotionally moved, but I didn't understand everything. I love those films that I saw that you had to walk outside with your friends and argue on the sidewalk about what it was about. And then you piece it together. Those are the kinds of films that really impressed me, and so this is my poor homage to them. Yeah, I mean, I think the older I get, the less I know. Every 10 years, I'm less certain, because I know more, but I don't necessarily have answers. I just have more questions about who I am. And how we fall in love, why we fall in love, with whom. Because often it's the wrong person, and we know it's the wrong person. But then I wondered, well, okay, if we keep going back to someone who's the wrong person, in quotes, is the wrong person really the right person for you? I'm not sure. But it's not as easy as we think. So that's why I wanted to explore these various issues. Interpreto in questo film una zingara albanese che vive in Italia e già questo è stato un inizio molto importante per me, capire il mondo dei zingari, il loro passato, la loro cultura, la loro storia. Ho visto tutti i filmati disponibili, tutti i libri possibili ho letto, fotografie, interviste, però solo per arricchirmi a livello intellettuale, però proprio per sentire questo nuovo corpo, questa nuova anima, ho voluto venire in Italia e proprio integrarmi nella loro vita quotidiana. Quindi mi hanno ospitato nei loro campi, però ho scoperto che tutti i racconti, che magari avevo una chiacchierata che sentivo sincera, profonda e onesta con delle donne zingare, tornando a casa ho riflettuto, ho pensato, ma forse mi ha detto una bugia, non è vero che si sentiva male, non è vero che non hai soldi, perché l'ho visto girare con la macchina. Quindi ho cominciato a capire che quando racconti una storia può essere che tu ci credi veramente, e quindi lì ho cominciato a capire forse il percorso di questo personaggio.
Ovviamente mi sono sentita molto privilegiata di lavorare con grandi maestri e persone con grande esperienza. Però sul set, quando sono arrivata anche in Italia nel prepararmi il ruolo, per me era più importante onorare questa storia, onorare questa donna. È la cosa più importante della mia piccola sensazione da Moran che vive il suo sogno. Io interpreto Carlo, che è, diciamo, lo troviamo all'interno della storia d'amore ambientata in Italia, tra il personaggio interpretato da Adrian Brody, Moranatis, e quello interpretato da Moranatis, ed è un malvivente, una brutta persona, la definirei, nel senso che non si capisce poi nel corso del film benissimo, e ovviamente c'è una motivazione per cui i personaggi non sono molto delineati, in una sceneggiatura straordinaria. Ma lavorare su un set in Italia con una troupe completamente italiana su un film internazionale come questo è stata forse la cosa migliore che potesse capitarmi, nel senso che comunque sei all'interno di un grandissimo film internazionale con un super cast incredibile. Avendo visto gli altri che ha scritto e che ha diretto lui, questo penso che sia veramente il più alto, cioè più alto di... è un film che parla dell'amore, quindi, come dire, uno dei temi più sviscerati, che può essere anche una specie di polpettone strano, questo tema. Il suo modo di scrivere, il suo modo di trattare questo tema è talmente alto, è talmente aperto, è talmente... scritto meravigliosamente in ogni ruolo di questo film, che già in fase di sceneggiatura, quando l'ho avuta per la prima volta mentre leggevo, ho detto wow.